cosa? Questo qua è una delle mie idee strane che vengono la sera. C'ho voglia di sciare, raga. Ciao, Sa, ho una proposta per te. Tu che fai in sti giorni? Devo portare anche a registrare. Bella lì, ti trovo io dei video fighissimi da fare. Dove sta l'inculata? A parte no. Che paghi te. No, però tu non mi pago. Senti, non sono su ricazzo, non pago niente. Senti, ti porto a fare un weekend a Bardonecchia. Pensala così, Sabrina questo weekend sta fuori, Suri e Sessa a Londra, e noi che cazzo famo qua? No, fammi una roba. Vai. Va bene, però le condizioni. Calla, no. Senti, no, le condizioni le devo mettere io. Prendo là, devo toccare andare in macchina, quindi vrum vrum, preparati. Io devo mettere i soldi, non ho capito. Tu metti la macchina, la benza, tutte le pazze. E te metti le piste dell'hotel. E una fetta di culo. Senti, poi, due. Poi vediamo. Oh, se domattina non sei quale esatto, io mi incazzo. Va bene. Dai, oh, mi piscia, eh. No. Bella. Wow! Vi giuro, raga, questi qua sono i video più belli da registrare in assoluto. E dai, Sasha. Prima o poi arriverà anche il suo Jesper, ragazzi. Promesso. Si pareva che alle 7 del mattino c'è tutta la roba pronta qua per andare. La macchina, giustamente, non la usiamo da mesi, decidi di non partire. Carriola del cazzo. Andiamo in taxi fino a Bardonecchia? Sì, sì. Che è successo alla macchina? Non partire. Ondi. Sai che cos'è suo? Sì. Era sul tiro. Grazie. Bella giornata. È iniziata la grande. Guarda il lato positivo, Sa. Se avessimo scelto un'altra meta per andare a sciare, ce la saremmo presa lì, perché siamo rimasti a casa. Per fortuna Bardonecchia è una delle pochissime mete italiane dove si può sciare anche andando in treno. Quindi... Se non era per la macchina, sei riservato di qua, lo so. La carriola del cazzo. Lo so, ieri ho detto, se arriva puntuale io offro la colazione, quindi... te la sei meritata. Non so se sei la mia nuova dieta. No. Forse tipo la colazione a buffet. Questo mi ha svuotato il plafond. Un croissant al cioccolato, un croissant ai frutti di bosco, una banana, una centrifuga. No, che è il top fan? È tutto di io, bello il tempo qua, eh? Bello, bello. Se picchiamo lo stesso tempo lì, andiamo a casa. We are arrived in Torino Porta Nuova. Mancano un botto i vlog in inglese. Vero? Because it's like a pallonetto. Raga, 50.000 like, new vlog in English. Noi siamo arrivati qua, a Porta Nuova. Veniamo adesso regionale per Bardonecchia. E arriveremo lì verso le 10.40. In totale dovrebbero esserci circa 2 ore e mezza di viaggio. Half past an hour. Saresti che sì, perché Klaus non c'hai gli sci? Perché io ce l'ho già là. Dato che poi vado fissa a Bardonecchia, tutta l'attrezzatura ce l'ho lì. Con quella telecamera siamo stolti. Ciao, bene. Bravo, sai, hai visto il segnale, quindi sì? Sì, ma... di su sarà il tuo hobby di oggi. No, è il tuo. No. Ci siamo già divisi i conti. Ecco, là anche i miei sci. Quello lì sarà il regalo che ho fatto Giuseppe l'anno scorso. Non l'ho ancora mai messo, mi sa. Giuseppe, facciamo il post ancora noi, eh. Buongiorno, siamo maestri di sci. Grazie. Ciao, grazie. Merci beaucoup. Grazie a voi. Buongiorno. Grazie. Questo video abbiamo parlato 6 lingue diverse. Non ne sappiamo manco una. Vai, vieni con noi. Ciao. Vai, vai. Assolutamente. Però ci devi insegnare 2 trick oggi, eh. Da quanto è che non uscite? Da una volta. Stavolta andrà meglio. Abbiamo anche il maestro oggi. Ottimo. Che ci insegnerà un po' di trick, tipo un po' di salti, un po' di cose. Easy, non ho paura. Città. Dai, esatto. Ah, io seguo te. Aia. Ah, è. È la prima volta. Ok. È qua. No.
a cascata entrambi. L'ho fatto bene? Ciao bello! Se venite in montagna ragazzi, la birra, bevete la rifugio, non lasciate la merda qua. Madonna! Che devi fare? Si magna, mo? Si magna e si striscia. Sentite una parola che non è nel mio vocabolario. Ci penso io, fratello. Vale. Ragazzi, uno e uno, due. Certo. E uno, tre. Certo. E la dieta? Vabbè, ma insomma in montagna. È giusto. C'è una certa altitudine, non c'è. Vogliamo sciare? Un po' pieno. Senti, due panini al cioccolato forse era un po' troppo. Sono un po' troppo. Adesso inizio a rotolare dentro una valanga. Aia. E Sasha non ce l'ha fatta, ma te pensa che ce la fai? Lo sei meritato. Ah, mazza, se ti fai sto muletto qua dell'Olimpica sei un grande. Sì? Io per la birra. Vai! Se caschi me lo offri te però, eh! Oh. Non l'ho fatto perché scappo io! No, sa, come c***o! Hai vinto la birra! Ma veramente? Cioè sono riuscito a fare la stessa cosa anch'io? Ragazzi, una branda adesso! Ultima pista di oggi. Ciao! Ciao! Ti chiedo tre birre. Voilà! Voilà! Salute! A fine giornata abbiamo imparato a fare il 180, non male. Non che fosse chissà che cosa di difficile, però meglio di niente. Buonasera. Abbiamo una doppia per i maestri di Milano. Weekend romantico Bardonecchia. Hotel La Quiete. Sì, sì. No. 18-18. Cosa? Fatti la doccia, ti risvegli, dai. Dai! Sono svegliato le 6 del mattino. Anch'io. Sono le 6 del pomeriggio perché sono svegliato da 12 ore. Che cazzo vuol dire? Quante ore dormi? Te 12 ore? Sì. Dai, l'albergo è molto carino. Siamo in centro, tra le piste del centro storico. Il letto è comodo. Costano pure poco, tipo 30 euro a testa a notte. Quindi onestissimo. E niente. Doccetta, sa?
dolcetto. Io e Zacco siamo super stanchi. Quindi anch'io. Mi sa che faremo un pisolino di un'ora. Ci brava. Potete svegliare tra un'ora iniziando a spostare. Poi anche cose. Due. Ciao. Quella è la cosa più tipica che vede qua. Il pulled pork però va mangiato in due. La sfida. La spalla. Cotta al forno. Non lo stinco. Cottura lenta, a bassa temperatura. La spalla, la parte più alta. Andata. Sì, prima... Ah, tu fai antipasto prima e secondo? Sì, sì, sì. L'ha dormito fino adesso e mi fa, ma io non ho fame. Non so se vieni la cena. Non ho fame. Minchia. Ma quando sei a cena che fai? Antipasto prima e secondo. Ale. Ale. No, ma... Vai, vai, fai pure. Fai cura. Fai sequestri. Molto, molto buoni. Agnolotti, ragù. Ah, con i funghi. Ragazzo. Per i due. Ai, 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 ai. Muggisce ancora. Molto buono. Ti arrendete. Dai, Sasha, manca poco. Mission complete. Chi è il maialone? Dai, tutto finito. Bello grande? Sì. Calla. No, io sono a posto. Sicuro? Sicuro. Stefano. Manca l'ordinazione. Che balla che smaltisci. Stasera, zio. Siamo andati in albergo, o sa, se cominci a scorreggiare mi incazzo. Tu no, sa, ti prego. Ma sì. Sabrina, ma come cazzo fa? Guarda la serata alla fine, ho dormito bene? Tu devi dirmi se hai dormito bene. È stata una camera a gas, poi. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, speriamo i 50.000 like per questo video e fateci sapere se vedete altri video da Bardonecchia. Bella!